Allora, ma io non mai. Ma che cosa? Ma scusa un momento, ma se viene un cliente qui dentro e se lo tagli i capelli, chi lui ha detto, per oggi i capelli no, fai solo barbe. E beh, chi c'è fai barba tu? Vabbè, certo. E perché tu sai che fai barba, Nare? E che si può fare una barba? Ci fatto tante depilazioni da vita mia, vorrei che si casagli un po' più un cop. E ci sei venuto a fare barba tu, Nare? Nare, sei cattivo però, perché proprio da te non me l'hai aspettato. Perché potevamo approfittare, che se poteva essere una grande occasione per imparare qualcosa, un po' meglio. Tu dici? Tu mi fa fare proprio niente, Nare, fammi fare qualcosa. Fa qualcosa? Pure una cosa se sei un amico o qualcuno, faccia breghe. Però tu, Leonardo, sì. Ma prumietta che non ci dice niente a Don Ernesto, Porciuto. Mai niente, corrido un mucco. Ehi, corrido un mucco. E va buono, allora non facciamo una cosa. Ti fai una zabunata? Con chi, Anna? Con Sorata, con chi è pagato? Una zabunata, fai tu una zabunatura, io faccio la rassaccia. Solo una zabunata? Solo una zabunata. Ma nemmeno a fa fin niente? No. No, perché mi raccomando, non ci fa mettere in mano, non faccio i clienti, che io perdo tutto quanto. Ma veramente io facevo pure un bene su, se qualcuno secondo te, per te con la sua in mano, ti impressiona. A proposito del rasoio, fammi preparare i ferri del mestiere. Leonardo, siendo a me, mi caga la dinta, sciacco tutto cose perché con la lavandina non funziona, tu prepara tutto e appena arriva qualcuno, chiamami. Abbiamo la prima barbera della storia. Barbera, chianti, facci chiangere se mi fai quello che ti richi stamattina. Buona, ma la miseria. Vabbè, facciamo una bella insaponatura. Ecco qua, venire lo stacca. È permesso. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Buongiorno. In due siete venuti, piacere. Buongiorno a voi. Prego. Dunque. Piacere. Siete una persona fortunata, quello in genere a quest'ora c'è sempre una folla di questa marea, niente meno, che si facesse per la gente che aspetta là fuori, è un caso pietoso a quest'ora. Non lo so, ma oggi siete stati fortunati. Già, io mi faceva la figlia. No, è perché è stata così bella che capì tutta la rete. Come siamo usciti tutti. Quindi prima ci fa una barba, una bella barba. E io sono qua. E mi raccomando, a destra zizzi pacchiamo. Ho capito. No signore, io mangio fa barba. La barba deve essere a zizzi pacchiano, come ce l'hai tu stamattina, bella liscia. Perché tu devi sapere che se dice zizzi pacchiano è un modo di dire. Zizzi pacchiano è una fanciulla che te la pelle liscia, 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 vedi così liscia. E la voglio liscia, a zizzi pacchiano. Così sì. E mi raccomando. Vai, Chiana, che paghi pressa. Voi siete nuovo. Ma perché uno può fare barba di essere vecchio? No, ma muore di siete un po' arrabbiato stamattina. No, voi... Volevo dire siete nuovi nel senso che non l'avete mai vista nella zona. E infatti mi sono trovato di passaggio, ho visto il salone, ma approfitto e vado a fare una bella barbetta. E facciamo, ho capito, siete della zona. Quindi voi, voi a noi non ci conoscete proprio. Ho il piacere per la prima volta. Noi siamo rinomati in questa zona, rinomati, mi è venuto buono, ma nonna mia, grazie. Siamo rinomati in questa zona perché qua siamo un'equipe di persone che lavorano tutte a servizio del cliente. Non so dire, no. Qua per esempio vedete c'è sta quello che mette il profumo, la particolarità, quello che taglia i capelli, lo fanno proprio curioso a voi, quello che insapona, quello che mette asciugamani. Oggi ve l'ho messo l'asciugamano perché quell'asciugamanatore ha chiesto una giornata di ferie e si è allontanato. Mamma mia, mi è venuto buono pure che è stato. È una cosa, veramente una cosa eccezionale questo salone. Noi speciale perché siamo una banda, diciamo, di persone al servizio del cittadino. Ognuna deve sapere fare poche cose, ma quelle poche cose la deve sapere fare buona. Guarda, ma che modo solo di fare la buona? Ma che è stato successo? Era un momento che mi sono imbrogliato. Ma come siete imbrogliati? Uno mette asciugamano, un altro mette i capelli, un altro fa barba, un altro sapore. Ma che è una catena di montaggio questa? Io la barba mangiava. Ma quanto tempo faccio due bambini, scusa? Io non sono imbattito. No, e chi siete? Sono giovane. Voi siete un giovane? Dicitemi una cosa, un passo vostro quanti anni avete? Un passo mio è più grosso di me. È più grande di voi? Ma non facciamo battute squallide, è più grosso di me nel senso che da 6 mesi è più di me. Però per quanto riguarda come statura è un poco più basso di me. Però non facciamo basso di me. Io volevo dire che noi ognuno fa una cosa. Io sono, diciamo, io non sono un aiutante.